Ciao belli, benvenuti e bentornati in questo nuovo appuntamento particolarissimo. Eh sì, perché oggi cucineremo insieme il canguro. Ragazzi, l'avete mai mangiato il canguro? Se non lo avete mai mangiato, seguitemi in tutta la videoricetta, che così alla fine lo andiamo a gustare insieme. Se invece l'avete già mangiato, vabbè, non vi resta comunque che seguire la videoricetta, perché probabilmente non lo preparate o non lo avete mangiato come lo faccio io. Oggi facciamo uno spezzatino buonissimo di canguro. È molto semplice da preparare, però vi assicuro che il risultato finale sarà qualcosa di fenomenale. Dai, sigla, andiamo a vedere gli ingredienti e poi iniziamo la preparazione. Ecco gli ingredienti: 650 g di lombata di canguro, guardate che bella carne, un bicchiere di vino rosso, olio e sale, 400 g di polpa di pomodoro, una cipolla, una carota, un bicchiere di brodo di carne, poi qui abbiamo rosmarino e salvia secchi, qualche bacca di ginepro, della cannella, due chiodi di garofano, un po' di peperoncino in polvere, ma è facoltativo, e un po' di curry rosso, anche questo è facoltativo. Se ce li avete però facciamo davvero un ottimo spezzatino. Mettiamoci al lavoro. Prima di tutto ci prepariamo cipolla e carota. Andiamo a togliere dalla carota le due parti del fondo, ci prepariamo sempre una mini bowl dove poter mettere gli scarti, ormai lo sapete. E andiamo con un pelapatate a togliere la buccia. Andiamo a suddividere la carota a metà ed ancora a metà dalla parte del lungo. Dovremmo andare a tagliarla, ma in questo modo, non troppo fine, ma neanche troppo grossa. Vedete? E una volta terminato, la mettiamo nel piatto. È arrivato il turno della cipolla. Anche in questo caso togliamo le due eccedenze, quelle che ovviamente non sono buone, e mettiamo lo scarto sempre all'interno della bowl. Così almeno quando andiamo a buttare il tutto non dobbiamo stare a impazzire facendo avanti e indietro, insomma. Ed anche la cipolla, una volta che l'abbiamo pulita, l'andiamo a porzionare. L'andremo a tagliare anche lei non troppo grossa, ma neanche invisibile. Ora che con le verdure abbiamo terminato, le mettiamo da parte, ci portiamo davanti il tagliere con la carne e un piatto, perché ovviamente dovremo andare a recuperare i bocconcini. Allora, in genere se voi comprate il canguro lo trovate sempre in questo modo, tagliato con questi, diciamo, pezzi, con queste listarelle. Noi dobbiamo andare semplicemente, un po' come facciamo per la carne di manzo, a tagliarla a quadrotti abbastanza grandi, anche perché se poi si restringerà un po' in cottura non ci troviamo brutte sorprese. Una volta che abbiamo tagliato i quadrotti, i bocconcini, li andiamo a mettere proprio nel piatto. Bene, anche con questa preparazione abbiamo terminato, ed ora che ci siamo portati avanti con le preparazioni, i lavori preliminari, quindi compresa anche la verdura che abbiamo tagliato, possiamo trasferirci sui fornelli. Io cuocerò la carne nel coccio di terracotta, perché una lenta cottura e una preparazione con questo tipo di pentola, con questo tipo di coccio, viene davvero benissimo. Io ho usato un frangifiamma, ho acceso preventivamente il fuoco al fine di riscaldare il nostro coccio, e vado ad inserire un bel giro d'olio generoso e vado a mettere carota e cipolla. Giriamo un po' con una spatolina, così l'olio si va a mischiare bene alla carota e alla cipolla, che devono cominciare a soffriggere. Quando cominceranno a sudare bene e a rilasciare i loro profumi, possiamo andare ad inserire la carne. Ci siamo, la cipolla sta diventando traslucida, trasparente, mettiamo la carne. Una volta che vediamo che si è tutta quanta colorata e che quindi ha cominciato almeno all'esterno a cuocersi, mettiamo il vino rosso, e così iniziamo una prima parte di cottura, lasciando ovviamente sfumare l'alcol, e successivamente andiamo ad inserire pian piano e gradualmente tutti gli altri ingredienti.
È arrivato il momento del vino, ragazzi. Una volta che ritorna a bollore, ragazzi, lasciamo evaporare per bene l'alcol, così possiamo continuare con la preparazione. Sono trascorsi circa 5 minuti e allora possiamo cominciare a mettere le nostre spezie. Mettiamo rosmarino e salvia, cannella, chiodi di garofano e ginepro, il curry rosso ed il peperoncino. Dopodiché aggiungiamo una prima presa di sale generosa. Arrivati a questo punto, andiamo a mettere il bicchiere di brodo e la polpa di pomodoro. Vi avevo detto che la preparazione era molto semplice, eh? Quindi anche in questo caso andiamo a mescolare per bene. Intanto la fiamma è alta. Quando ritorna a bollore, abbassiamo la fiamma e andiamo a coprire. E lasciamo cuocere intanto per 45 minuti. Vado a mettergli il coperchio ed abbasso la fiamma. Come abbiamo detto, prima cottura di 45 minuti. Vediamo un po' a che punto siamo. Ragazzi, che profumino! Guardate come bolle. Andiamo a riprendere la nostra palettina di legno e giriamo. Allora, noi ora, dopo aver girato, dobbiamo andare a rimettere ovviamente il coperchio. E facciamo questa operazione ogni 45 minuti, fino a quando non ci accorgiamo, poi lo vedrete ovviamente alla fine, che il nostro spezzatino si è ben ristretto. Stiamo completando la lenta cottura della nostra bella carne, del nostro bel canguro, e siccome mancano circa una ventina di minuti, vado ad aggiungere l'ultima presa di sale, perché ovviamente dopo tutte queste ore ovviamente il sale potrebbe un attimino andar via. Mamma, che profumo, ragazzi, che profumino buono. Ne mettiamo una porzione generosa su un bel piatto, un po' di cannella fresca, un po' di rosmarino accanto e delle foglioline di origano fresco. Io, ragazzi, ci vado a mettere un pochino di pepe, voi lo sapete, a me piace sporcare il piatto. Guardate che bello, ragazzi,